Buonasera, solito appuntamento domenicale con la versione lì. Questa sera abbiamo, a mio avviso, un personaggio straordinario che saluto, Giorgio Dubano, e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Saluto Rocco De Buonasera a Santis, tutti. che Buonasera. l'abbiamo invitato, è un laureato in scienze motorie e anche con specializzazione in scienze tecniche dello sport, preso a Roma, che ci aiuterà a intervistare il nostro ospite, e saluto Donatella. Vorrei dire Buonasera. solo qualche parola su Giorgio Rubano. Giorgio Rubano appartiene a quelle persone che nell'ambito sportivo sono conosciutissime, forse non al grande pubblico perché è quella persona indispensabile che lavora però dietro le quinte, lontano dalle luci dei riflettori, come si suol dire. Però insomma è stato il preparatore atletico di Alberto Tomba, che l'ha seguito credo per 7-8 anni, è stato il commissario tecnico della nazionale femminile di sci. Ha avuto esperienze notevoli nel mondo del calcio, tra cui in Italia società blasonate quali l'Atalanta, il Siena, ed è stato preparatore atletico anche dello Spartak di Mosca e dell'AEK Atene. Un altro tassello della lunghissima carriera di Giorgio è stato anche il preparatore della nazionale italiana di pallavolo che guadagnò, vinse la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio. Una straordinaria carriera, Giorgio, e noi siamo anche molto contenti perché tu sei di Chieti. E la cosa, insomma, ci fa molto piacere. Insomma, sei uno che ha portato la nostra regione fuori con professionalità e con grandi successi. Guarda, cominciamo questa intervista, dirò solo che si dividerà in due parti. Faremo una prima parte un po' più concentrata sullo sport e una seconda parte con l'aiuto di Donatella che nel conservatorio ha studiato anche i rapporti tra musica e sport, appunto dedicate a questo ambito. Quindi io cederei subito la parola a Rocco per fare una prima domanda al nostro ospite. Ok Antonello, grazie mille. Innanzitutto, vabbè, ti ringrazio Antonello e Donatella per l'invito e vi faccio i complimenti per questa trasmissione che portate avanti. Grazie. Dunque, un onore per me far parte appunto di questa intervista e avere di fronte un guru dello sport e della preparazione fisica come il professor Urbano. Dunque, professore, le chiedo immediatamente, da Alberto Tomba ad atleti, a calciatori d'élite come quelli ultimi dello Spartak Mosca, tu praticamente hai trascorso un trentennio a sviluppare metodi e sistemi di allenamento per mettere dinamite nelle gambe dei tuoi atleti. Da sciatori a calciatori, appunto passando per pallavolisti di entrambi i sessi, sia uomini che donne. Dunque, quali mezzi usavi in passato, quali hai usato ultimamente e come la tecnologia, evidentemente ha cambiato un pochino le cose? Bene, innanzitutto buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito e tengo a dire che sono estremamente orgoglioso di essere abruzzese, per cui questo invito mi fa particolarmente piacere. E rispondo alla domanda di Rocco. Guarda, il mio percorso è stato un percorso che... Per molti versi l'ho studiato a tavolino. Io ho cominciato la mia attività sportiva, diciamo così, nell'atletica Chieti, poi ho continuato andando in montagna, facendo alpinismo, ero nel soccorso alpino, mi piaceva andare in montagna, quindi ho sempre praticato molti, molti sport e la regione Abruzzo mi ha aiutato, la regione in quanto territorio mi ha aiutato perché si passava tranquillamente dalla montagna al mare, quindi si potevano fare un po' tutte le attività. A tavolino perché, ecco, io ho sempre pensato che fosse quello il mio percorso. Ho voluto fortemente entrare nel mondo dello sport e quindi ho pensato cosa posso fare io per in qualche modo abbinare la mia passione
agli studi. Cosa potevo fare se non l'Istituto Superiore di Educazione Fisica? Nonostante tanti mi dicessero: ma dove vai? Hai fatto il liceo classico, devi fare medicina, devi fare... No, io, oppure, non so, lettere, filosofia, ecco, erano questi gli indirizzi che si dovevano prendere dopo una scuola umanistica. Invece io ho voluto fortemente andare avanti nel mio percorso di attività sportiva. E quindi ho fatto l'ISEF e poi la scuola dello sport a Roma e da lì ho cominciato la mia carriera. Io sono entrato nella scuola dello sport con un indirizzo particolare che è stato quello di teoria e pratica degli sport invernali e quindi un indirizzo ben preciso. Ecco, gli sport invernali, in particolare lo sci alpino, perché poi dopo ci sono altre discipline che sono, hanno caratteristiche diverse, lo sci alpino è un'attività, è uno sport in cui si richiede soprattutto potenza fisica ossia forza per velocità, quindi c'è un tipo particolare di allenamento che richiede un indirizzo estremamente particolare. Utilizzavo dei sistemi di allenamento che probabilmente per quel periodo erano all'avanguardia, perché io per esempio con Tomba ho tolto completamente di mezzo le cose che non interessavano secondo me, come la corsa, la bicicletta, ossia l'attività aerobica. Noi facevamo essenzialmente lavori di potenza muscolare, sempre e comunque. Quindi balzi con sovraccarichi, balzi con elastici, non c'erano in quel periodo ancora gli accelerometri, però c'era la famosa pedana di Bosco, quindi già si utilizzavano attrezzature abbastanza avanti a livello di tecnologia. E poi di sport, dove io soprattutto anche per caso mi sono ritrovato a lavorare, sono la pallavolo e il calcio. La pallavolo, per tante caratteristiche, ha le stesse qualità fisiche da allenare, se vogliamo, dello sciatore, ossia forza esplosiva e resistenza alla forza veloce. Mentre invece il calcio richiede delle qualità leggermente, non leggermente, richiede delle qualità simili per quanto riguarda alcune componenti, perché anche lì è richiesta ovviamente una componente di forza esplosiva, di forza veloce, di resistenza alla forza veloce. Però c'è tutta la parte aerobica, c'è tutta la parte aerobica da sviluppare, e devo essere sincero, io da quel punto di vista lì non ne sapevo assolutamente nulla. Quindi io ho fatto una gavetta nel vero senso della parola, nel momento in cui ho dovuto comunque rimettermi a studiare dopo circa 20 anni di lavoro nello sci e in alcuni club di pallavolo, ho dovuto mettermi a studiare per capire che cosa vuol dire fare tutta la parte di lavoro aerobico con i calciatori. Perfetto. Giorgio, una curiosità, ma perché i campioni hanno bisogno di uno staff dedicato ad hoc? Cioè, mi spiego, se non è che uno, siccome c'è uno staff, diventa campione, per cui ha lo staff nel momento in cui diventa, è già campione, per cui perché ha bisogno di essere seguito così attentamente, avendo proprio uno staff che è fatto non solo da preparatore atletico, probabilmente anche da dietologo, dal medico, eccetera, solo per lui? Beh, io posso fare due esempi, uno riferito al grandissimo campione che è Alberto Tomba e uno che può essere riferito invece ad una squadra di calcio. Alberto Tomba aveva bisogno di uno staff proprio, perché altrimenti tutto il suo potenziale sarebbe andato disperso, perché un allenamenti generalizzati in qualche modo comunque in un gruppo di lavoro per uno sport singolo, chiaramente non vanno a toccare tutte quelle sensibilità, quelle caratteristiche, quelle particolarità di cui un grande campione ha bisogno. Inoltre i suoi impegni anche a livello, se vogliamo, di stampa, di media, di sponsor o così, non gli permettevano di allenarsi in un gruppo.
Per cui io credo che con grande intelligenza la federazione ha voluto costruire intorno ad Alberto un team che fosse composto appunto da un allenatore, da un aiuto allenatore, da un preparatore atletico, da uno skiman e da un fisioterapista. Per cui noi giravamo, lavoravamo tutti quanti per lui affinché questa vera e propria macchina da guerra non disperdesse il suo potenziale e potesse concentrarsi esclusivamente sulla sua prestazione. Per quanto invece riguarda una squadra di calcio, il calcio è cambiato tantissimo rispetto a 20 anni fa, sembra quasi uno sport diverso rispetto ad una volta, Giorgio, perché ti chiedo ora. scusa. Giorgio, scusa, c'è una radio sotto che disturba la diretta. Una radio accesa, sento. Chiedo alla regia No, se. no, no, io No, non. scusami, Giorgio, vai avanti, scusami per l'interruzione. Può darsi che sia il microfono che faccia un po' di rimbombo? Non lo so, comunque a sentire si sente bene. Comunque, scusami per l'interruzione, vai avanti. No, 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 ci mancherebbe. E invece, appunto, dicevo, il calcio è cambiato tantissimo. Adesso, una squadra di calcio è composta da un allenatore, quello che si chiama il mister, il coach all'estero, poi c'è sempre un aiuto allenatore, c'è un assistente, c'è un match analyst, poi c'è un preparatore responsabile, un altro preparatore che probabilmente aiuta, più un preparatore che si occupa degli infortunati. E poi c'è tutta la parte dello staff medico composto dai fisioterapisti, ortopedici, nutrizionisti e quant'altro. E non ci si può più allontanare da questo schema, perché il calciatore ha bisogno di mille attenzioni. Se si vuole essere competitivi, bisogna lavorare in questo modo. Più si è campioni, più si ha bisogno di staff all'altezza, che possano soddisfare tutte le esigenze del calciatore. Certo, perfetto. E rimaniamo un attimo su Alberto Tomba. Io, insomma, fra l'altro sono del 66 come lui, quindi seguivo come tanti italiani le gare di Alberto Tomba, che metteva davanti alla televisione milioni di persone come se fosse una partita di un mondiale di calcio. Io sentivo le interviste oppure agli esperti oppure le telecronache dove descrivevano Alberto Tomba come ovviamente un campione, che però non faceva della tecnica il suo punto forte. Cioè, molti ritenevano che, per esempio, un Gustav Tegno oppure uno Stenmark avessero una tecnica migliore della sua. Ma cosa aveva Alberto Tomba di così particolare per farlo emergere a quei livelli, posto che comunque non è che avesse un'eccellentissima tecnica? E poi ti volevo chiedere, cosa hai dato tu ad Alberto Tomba e cosa ha dato lui a te? Beh, sai, allora dal mio punto di vista il concetto di tecnica è un concetto molto ampio. I puristi certo sono alla ricerca del bel gesto, però spesso il bel gesto non coincide con la grande prestazione. Quasi sempre quando arriva qualcuno che in qualche sport fa qualcosa di diverso, di strano a livello tecnico rispetto agli altri, cambia il modo di fare la tecnica e quindi tutti quanti poi abbracciano il sistema di tecnica, chiamiamolo così. In quel momento, certo, si diceva che i grandi sciatori erano, non so, per esempio, von Grüningen, non so se ve lo ricordate, era da vedere uno sciatore bellissimo a livello tecnico così, però non aveva certo l'aggressività, la potenza, la cattiveria e la sfrontatezza di Alberto Tomba. Diciamo subito, al di là di tutti gli equivoci, che Alberto Tomba aveva un DNA eccezionale, quindi sicuramente lui partiva da una base eccezionale. Quindi semmai la nostra bravura, tra virgolette, è stata quella di fare in modo che comunque lui non disperdesse
queste grandi qualità. E poi dopo quella di aver imboccato, a mio parere, quelle che erano le caratteristiche su cui lavorare partendo dal modello prestativo dello sciatore. Proprio perché secondo me fino a che non abbiamo cambiato il modo di fare preparazione si faceva un po' di tutto, addirittura io ricordo, ma l'ho fatto anch'io perché prima di lavorare con Tomba io lavoravo con un gruppo di Coppa Europa di gigantisti, addirittura si andava sui pattini a rotelle in punta di una salita e poi dopo si scendeva giù per le stradine dei paesini dell'Alto Adige sperando di non andare a sbattere contro qualche carrettino di Siena, perché questo gesto in qualche modo riproduceva il gesto sugli sci. Io invece ho sempre assolutamente inutile, perché lo sci tu l'allenavi sullo sci. Io avevo bisogno di far crescere da un punto di vista della potenza muscolare il mio atleta. Alberto da un punto di vista fisico era sicuramente il più forte di tutti, ma non era il più forte, perché tanti mi chiedono ma quanti chili sollevava lui alla pressa. Era forte, per carità, però ce n'erano di più forti. Lui invece era il più potente in assoluto, era quello che più di tutti era in grado di resistere alle grandi forze centrifughe di una gara di sci, che una gara di sci impone. Faccio un esempio, cercando di farlo capire a tutti. Lui saltava su una pedana che poi dava dei valori in termini, diciamo così, di centimetri, no? Quanto saltava per 60 secondi. Lui partiva dal primo balzo, 65 centimetri, arrivava dopo 60 secondi di balzi massimali continui, che era in grado ancora di fare 43-44 centimetri. Quindi perdeva un 20%, un 25%. Sfido qualunque atleta, se non ne nasce qualcuno nei prossimi 100 anni, a fare una roba del genere. Se voi mettete un calciatore a fare un lavoro del genere, a parte che non sono qualità che a lui servono, per carità, però gli salterà il primo balzo, farà sì e no 33-34 centimetri, dopo 10 secondi alza le mani, dice basta, non ce la faccio più. Ma anche uno sciatore adesso non arriva, io non ne ho conosciuti di sciatori che facciano ancora prestazioni di questo tipo. Quindi questo cosa vuol dire? In parole povere, che c'è una grande correlazione, c'era una grande correlazione tra il fatto che lui riusciva a tenere un livello di potenza muscolare per così tanto tempo, per così lungo tempo. E quindi quando gli altri erano stanchi, a metà gara, lui era quello che poteva dare ancora tantissimo. Cosa ha dato lui a me? A me mi ha dato tutto, perché io devo tutto a lui per quanto riguarda la mia carriera sportiva. Io penso, spero di aver dato a lui come posso dire, la mia tenacia, la mia voglia di arrivare sempre, la mia voglia di non fermarmi mai, di non dare mai nulla di scontato nella vita e di rimettermi sempre in discussione. Io se domani devo partire con un'altra avventura, devo pensare che parto di nuovo da zero e non sono nessuno, non ho fatto nulla prima di oggi. Rocco, prego. No, grandissimo, bellissimo ascoltare queste cose. Io cambio un attimo tema, dallo sci passo a due argomenti, uno legato al fitness e uno legato ai giovani, per cui voglio fare due domande. La prima, attualmente professore, nel mondo del fitness impazza il metodo CrossFit. Avendo io una palestra, insomma, e occupandomene, volevo chiederle se questo metodo lo utilizza nei suoi atleti, o perlomeno lo ha utilizzato recentemente, se ha mai utilizzato qualche protocollo di lavoro CrossFit. Questa per quanto riguarda la domanda legata al fitness. Per quanto riguarda i giovani, secondo lei quali domande dovrebbe porsi un giovane preparatore fisico all'inizio del proprio lavoro, diciamo
centrare i suoi obiettivi. Allora, per quanto riguarda il CrossFit, allora il CrossFit, ti dico la verità, io come metodo di lavoro non lo utilizzo perché con gli atleti professionisti in questo momento del calcio ci sono dei protocolli che porto avanti e che credo mi possano dare dei risultati. Perché sono lavori estremamente personalizzati, lavori che vanno in qualche modo a sposare quelle che sono le esigenze personali di ciascun calciatore. Ci sono stati degli accenni, diciamo così, di lavoro di CrossFit nel momento in cui magari c'è più una parte, tra virgolette, lascio passare il termine ludica, no? Perché ai calciatori si vuol dare anche un po' di sensazione di gioco perché abbino varie esercitazioni di grande complessità, di grande sforzo, di grande fatica e quindi a loro piace ogni tanto cimentarsi in questo modo. Però una cosa che invece ho fatto è durante il lockdown, però non io personalmente perché ti dico non sono capace di tenere una lezione di CrossFit con dei video. Durante il lockdown, video che inviavo ai calciatori proprio perché stando a casa e non avendo grandi attrezzature, grandi spazi e grandi possibilità, allora ti dico, c'era tutto sommato questi video che io inviavo di illustri istruttori che mostravo ai ragazzi e che per una mezz'oretta. Una mezz'ora era più che sufficiente per portare avanti un programma di lavoro che in qualche modo fosse anche un po' più vario che non il solito lavoro, forza, balzi oppure la corsa dove ti mando a correre, non puoi uscire di casa, però invece il CrossFit comunque tu fai un gran lavoro aerobico, anaerobico, misto, lavoro di forza, quindi c'è dentro di tutto. E allora nel lockdown l'ho trovato estremamente indicato. Un istruttore di fitness giovane, secondo me, che inizia, ecco, alle prime armi, è un po' quello che dicevo prima, secondo me non dovrebbe mai porsi dei limiti, dovrebbe sempre aggiornarsi, dovrebbe sempre studiare, dovrebbe sempre mai peccare di arroganza, ma essere sempre umile. Sempre pensare che c'è qualcuno più bravo di lui, girare anche tanto, andare a vedere che cosa fanno gli altri. Adesso c'è questo strumento eccezionale che è internet, per cui può vedere tante di quelle, c'è tanto di quel materiale che è veramente, se uno vuole, può imparare tanto, ecco. Però ecco, la cosa più importante è l'umiltà, a mio parere. Antonello, ho il tempo per fare un'ultima domanda? Vai, vai, vai. No, vabbè, io cerco di adesso di capire tutti i segreti da lui, o perlomeno il possibile. Però una cosa mi viene in mente, considerando che lei è riuscito a stare in tutta la sua carriera, sempre a livelli elevatissimi. Però immagino che tra tutti i successi che ha raggiunto, possa aver avuto anche qualche delusione e qualche fallimento, che solitamente è l'anticamera del successo. Volevo sapere appunto se c'è stato qualche fallimento che poi ha contribuito nei tuoi successi. Allora, fallimenti ce ne sono stati tantissimi. beh, quello che diciamo mi è dispiaciuto di più in assoluto, perché pensavo veramente, non solo io, ma ci credevamo tutti quanti, è stata la mancata medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Perché avevamo fatto una cavalcata trionfale, avevamo battuto nei gironi, poi nei quarti, in semifinale, le nazionali più forti al mondo in assoluto, e poi dopo avevamo battuto anche il Brasile,
e poi dopo l'abbiamo rincontrato in finale. Non so, non riesco ancora a capacitarmi perché credo che avessimo tutte le carte in regola per poter vincere quella medaglia che all'Italia manca da sempre. E mi sarebbe piaciuto perché era un mio pallino. Io ho partecipato a 5 Olimpiadi, siamo andati sempre a medaglia, sono andato sempre a medaglia e quella medaglia d'oro mi manca, ormai non potrò, credo che non potrò più vincerla. Però altre delusioni ci sono state con lo Spartak Mosca, avevamo la Coppa di Russia, abbiamo vinto la Supercoppa, avevamo la Coppa di Russia in tasca, l'abbiamo persa perché ai rigori per una serie di stupidaggini, proprio, sai, quando ci sono quei millesimi, quella virgola, quel centimetro che ti cambia le carte in tavola. E addirittura la delusione è stata talmente grande che noi eravamo secondi in campionato, a 3 punti dalla prima. E all'ultima partita potevamo giocarci sia al primo posto sia al secondo posto la Champions. L'ultima partita di campionato l'abbiamo persa contro la terz'ultima in classifica, così anche la terza ci ha scavalcato e non siamo andati in Champions nelle qualificazioni dirette, ma abbiamo dovuto giocare i gironi e non siamo entrati in Champions. T'ho fatto solo due esempi, ma ce ne so. Tomba, che a Morioka ai mondiali eravamo i favoriti e lì ha avuto un problema di intossicazione alimentare, non ha potuto, ha gareggiato, ma mi ricordo che era uno straccio, era 38,5 di febbre. Oppure una retrocessione con l'Atalanta, ai playoff, ai playout, scusami, l'ultimissima partita. Lo È lo sport è sport fatto di che è queste così. Giorgio, cose. prima di consegnarti delle mani di Donatella, ti voglio fare l'ultima domanda. Ti è mai capitato nella tua carriera di allenare straordinari atleti, come gli atleti diversamente abili? Io alle Paralimpiadi vedo della gente straordinaria. E se ti è capitato o no, se secondo te esistono modi differenti di allenare questi atleti? Se hanno bisogno di cose particolari oppure se vengono effettivamente considerati atleti a tutto tondo. Guarda, io ho lavorato con un grandissimo atleta che si chiama Fabrizio Macchi ed è stato recordman dell'ora sulla bici in pista per il suo, ovviamente, per la sua categoria. È diventato maestro di sci, lui adesso vive in Svizzera. E lui ha un arto amputato, ha un solo arto per cui utilizza quando gareggia una protesi. Lui è diventato, cioè, oltre che un atleta, era un amico perché era entrato nel nostro gruppo di allenamento con Alberto Tomba, perché Alberto aveva questo gran cuore e l'aveva preso sotto la sua ala protettiva, per cui lui si allenava con noi, stava con noi e aveva delle capacità eccezionali, delle qualità incredibili, perché io non posso immaginare una persona. Lui faceva praticamente tutto quello che facevamo noi, con dei limiti, ma faceva tutto. L'ho portato in vetta al Gran Sasso. Lui è venuto con me e con Alberto, siamo venuti una volta in Abruzzo a fare una gita e siamo andati sul Gran Sasso. Alberto è arrivato a tre quarti, dopo mi ha detto: "Ma tu sei matto, io nessuno ci vengo", è tornato giù. E lui è venuto su con me, aveva le stampelle, è arrivato fino su in cima, sulla vetta del Gran Sasso, Corno Grande. Fatto la maratona di New York. E quindi è una persona, mi viene la pelle d'oca a parlarne perché io lo sento ancora spessissimo. Adesso lui ha aperto una palestra in Svizzera, nel Canton Ticino. È sposato, due bambini e lavora lì. E ci sentiamo spesso perché è un'amicizia che dura da 30 anni. Donatella, ti cedo il nostro ospite, tutto per te. Con un'accortezza, dopo che hai fatto la domanda, spegni il tuo microfono perché credo che faccia rumore.
Non penso sia il mio microfono che l'ho tenuto spento fino adesso. Adesso la riaccesa lo fa. Ma io ho sentito rumore in tutto il tempo che ho tenuto spento, per cui... Va bene, dammi. Allora, Giorgio, prima di tutto, occupandomi di musica, ti volevo chiedere se ti sei mai allenato con la musica o conosci qualche sportivo che si alleni con la musica, perché poi ti farò un accenno alle altre domande. Prima vorrei che mi rispondessi a questa. Dunque, la musica, c'è stato un periodo, soprattutto nel mondo del calcio, in cui ci si allenava proprio con la musica. Anch'io l'ho fatto, chiamato qualche volta delle istruttrici di fitness che allenavano i calciatori con la musica. Ci sono stati sicuramente dei buoni riscontri, però è difficile portare avanti un discorso del genere, soprattutto nel mondo del calcio, perché è un mondo abbastanza ruvido da questo punto di vista, è un mondo abbastanza introverso, poco aperto alle novità. Sì. Però una cosa c'è da dire, che la musica è in tutte le palestre, e anche nelle palestre dei calciatori. La musica è sempre negli auricolari dei calciatori, degli sciatori, di tutti gli atleti, e quindi è sicuramente una compagna di viaggio e di lavoro. E un'altra cosa importante è che quando io ero per esempio a Siena avevo scelto un insieme di brani musicali, ma si fa ancora questo, un insieme di brani musicali di quando la squadra entra in campo prima della partita per il riscaldamento, e partono una serie di brani musicali che danno il tempo delle esercitazioni del riscaldamento, e man mano c'è un crescendo di musica che carica, diciamo così, la squadra, e questi brani musicali vengono scelti insieme ai calciatori in base alle loro in base a quello che piace loro, ecco. Donatella, non hai il microfono, accendi. Ecco. Praticamente è importantissimo, anche con Rocco vorrei chiedere se nella sua palestra, sicuramente in tutte le palestre si usa la musica, perché il ritmo giusto al momento giusto sicuramente aumenta le prestazioni, dà più motivazione. Rocco, mi puoi confermare? Beh, sì, nel fitness assolutamente. Ci sono proprio delle lezioni musicali dove è il tempo che fa da istruttore, la musica che fa da istruttore. Ad esempio, tra le nostre attività che svolgiamo una che mi viene in mente è il cycling, e l'indoor cycling, quindi detto anche spinning, oppure il pump, che sono delle attività di tonificazione con degli attrezzi, dove il ritmo per tutta la lezione, per determinati intervalli e anche per i recuperi, gli dà la musica, assolutamente. Sì, va detto che è innegabile che, insomma, le ricerche scientifiche, i risultati dipendono comunque anche dallo sport praticato. In alcuni dicono che la musica può essere addirittura controproducente. Non riesco a capire in quali sport possa essere controproducente, perché nel momento in cui si attua, ecco, in alcuni sport forse è più indicata. Posso nominare ginnastica artistica, ginnastica ritmica, no? Dove la musica è sia nel momento della competizione sia nel momento della preparazione. Però che sia controproducente non lo so, molti atleti famosi dicono che anche in sport dove la musica non si usa durante le competizioni
dicono che ascoltare la musica prima sicuramente li carica a livello psicologico e psicofisico. Quindi vorrei sapere anche la vostra opinione a riguardo. No, beh, io ti ripeto, per esempio con Alberto, per esempio anche lui si allenava con la musica, lui era sempre, voleva sempre la musica Non so dappertutto. che tipo di musica o con Ripeto. che musica si allenasse, no? Perché Come? questo, insomma, non sai con che tipo di musica si allenasse, non che sia importante, perché quello poi va a gusto, No, va. no, 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 era sempre musica, era sempre comunque musica pop, musica popolare. Ogni tanto c'era qualche opera di queste un po' più conosciute che davano un po' di carica, un po' di ritmo, Natura questo andò, sì. all'alba vincerò. Oppure la Radetzky March, ecco, Pavarotti, Pavarotti lui era, cioè, era no, anche perché lui era un fan di Pavarotti, infatti, guarda, ti racconto questo aneddoto, ad un compleanno di Alberto. Eravamo pochissimi, in pochissimi a casa sua, non ricordo, oppure forse in qualche locale, ma veramente poche persone hanno cantato e suonato per Alberto, ma solo per lui, Vasco Rossi, Gianni Morandi e Vasco Rossi, Gianni Morandi, Antonacci e Mingardi. Erano loro quattro con la chitarra che cantavano, che si alternavano. Pensa, una roba che io penso che, non so, solo un personaggio di levatura mondiale poteva permettersi una cosa del genere. E poi Pavarotti gli piaceva perché ogni tanto si lasciava andare a questo vincerò finale che voleva Credo che cantare. oltre alla musica di Pavarotti, a Alberto Tomba piacevano anche i prosciutti di Pavarotti, perché era un grosso amante di prosciutto Pavarotti. Immagino, immagino. No, però no, ripeto, il problema se parliamo di calcio, il problema della musica è che, ripeto, in un ambiente così ruvido e per molti versi un po' ingessato, quando l'allenatore vede i ragazzi in palestra, c'è questa sorta di atteggiamento estremamente burbero, no? A volte che perché vuole la concentrazione, pensa che se ci sia la musica non c'è concentrazione, non c'è la giusta concentrazione, si pensa alla musica anziché all'esercizio. Sono queste le cose, ma questo è il mondo del Sì, calcio, eh? Il mondo del capisco. calcio vive No, di queste paranoie, diciamo così. per molti versi, dal punto di vista scientifico, i risultati sono raccolti. Ti leggo questa cosa perché la volevo un attimo ricollegare. Si può affermare che con l'ascolto della musica, intervenire su molteplici meccanismi fisiologici è in grado di influenzare l'asse ipotalamo-ipo-sallo. Ipotalamo iposarlo, pensa un po'. Il sistema nervoso autonomo, che sono le stesse aree cerebrali che garantiscono le funzioni volontarie, come il battito cardiaco e la digestione, capace di modulare una serie di risposte metaboliche. Insomma, la musica può mettere in circolazione tutto un fattore positivo, ma quello Sì, che sì. volevo ricollegare questo piccolo stralcio di articolo al fatto che già al tempo dei greci, e quindi stiamo parlando di tanto tempo fa, avevano capito la potenza della musica a livello psicologico, psicomotorio, psicofisico. E loro avevano addirittura fatto una catalogazione delle vari tipi di musica, e fra cui un tipo di musica che, combinata fra di loro con ritmo e melodia, era la più adatta per preparare agli allenamenti dei combattimenti. Quindi queste musiche si preparavano proprio per arrivare a una situazione psicologica dove il fisico potesse poi essere più
più presente, ecco, non so come. Quindi già a quei tempi si era data alla musica una potenza grandissima, ma questo è per ricollegare un po', certamente non a tutti gli sport, evidentemente è congeniale, insomma, pensare o sentire musica prima o dopo gli allenamenti, ma per la maggior parte, Rocco forse mi confermerà, è molto importante per una carica. Tu che dici? No, secondo me assolutamente. Io ti faccio anche un esempio su me stesso, poi dipende, insomma. Io mi alleno quotidianamente. Ci sono alcuni tipi di allenamenti dove non riesco a dare il meglio senza musica. Ce ne sono altri invece, come ad esempio se decido di andare a fare una corsa in montagna, dove lì preferisco assentarmi, preferisco chiudermi in me stesso, ascoltare la natura e quindi non avere la musica. In ogni caso volevo agganciarmi a questo discorso qui perché reputo la musica motivazionale quanto il rumore del pubblico. Per un atleta, secondo me, il pubblico è fondamentale. Quindi io volevo chiedere al professore se in questi tempi di lockdown, dove ovviamente gli atleti disputano, soprattutto i calciatori, partite a porte chiuse, se in termini fisiologici tu hai valutato che ci sono state delle regressioni. Se ci sono state delle regressioni di performance a causa dell'assenza di pubblico. Allora, una cosa che volevo appunto prima di risponderti a Donatella è che quanto detto da lei conferma infatti quello che avevo detto prima, cioè che quando le squadre entrano per il riscaldamento, che dura circa 25 minuti, c'è una progressione di brani musicali. Io mi ricordo a Siena l'ultimo brano musicale prima, diciamo nella parte più esplosiva del riscaldamento, prima di rientrare negli spogliatoi, cambiarsi, eccetera, era We Are the Champions, per dire, no? Una roba, se vogliamo anche banale, però una musica che caricasse da un punto di vista, da un punto di vista emotivo. Allora, cali prestazionali, in alcuni casi sì. In alcuni casi sì, le partite senza pubblico risentono abbastanza, sì, soprattutto perché la parte, diciamo, la parte emotiva del calciatore in qualche modo ne risente. In alcuni casi devo dire ci sono stati anche fattori positivi, perché quando vai, per esempio, in Grecia c'è un pubblico veramente, chiamiamolo tra virgolette, estremamente caloroso, ecco, le tifoserie sono molto, molto calorose, che usiamo questo termine, per cui andare a giocare fuori, per noi, che avevamo uno stadio che era l'Olimpico, dove hanno fatto le Olimpiadi, uno stadio da 80.000 posti, ci puoi mettere tutti i tifosi che vuoi, ma non arrivi a riempirlo, arrivi sì e no a 30.000, 35.000 spettatori, quando si poteva. Invece andavamo a Salonicco, dove gioca per esempio il PAOK o l'Aris, stadi da 30.000 posti, pieni, tutti pieni, dove c'è un pubblico infernale con un tifo infernale che incuteva timore. Quindi andare a giocare con lo stadio vuoto per noi era un vantaggio, per loro venire da noi era per noi uguale, perché comunque 30.000 in uno stadio da 80.000 oppure uno stadio vuoto più o meno, insomma, non cambia molto. Siamo lì, non cambia molto. Dalla regia mi dicono che il tempo è finito. Io volevo solo dire un'ultima domanda a Giorgio, poi lo congediamo. Oggi si inaugurano le Olimpiadi invernali di Cortina. Nostalgia? Oppure è stato sì, nostalgia sì. No, nostalgia sì, perché lo sci è stato la mia attività, la mia vita.
per 16-17 anni credo di aver dato tanto e di aver ricevuto tanto, e soprattutto sono stati i miei anni di percorso giovanile della mia carriera. Ho studiato quella materia, mi sono dedicato tanto a quella materia, poi sono diventato maestro di sci, sono venuto a vivere in montagna, ho sposato una ragazza che è piemontese del Sestriere, quindi anche lei è di montagna, eccetera, quindi lo sci è la mia vita. Allora nostalgia sì, Giorgio, noi ti tristezza anche ringraziamo. tanta. Tristezza vedere un Sì, mondiale, poi una cerimonia senza d'apertura in Giorgio, questi termini. noi ti ringraziamo tantissimo per aver accettato Grazie a questo. voi. Ovviamente ti facciamo gli auguri per un proseguo di carriera ad alti livelli come hai fatto fin d'ora. Ringraziamo anche Rocco per aver partecipato a questa diretta. Grazie, Diciamo a grazie. Rocco, Grazie a voi. salutaci tanto Morgan, sappiamo che sta meglio. Bravo. Salutami Sì. Morgan, l'ho sentito 2 giorni fa, eccezionale. Morgan è una persona eccezionale. Grazie anche a Grazie, Donatello. Un saluto grazie a te. Grazie, grazie a a chi mi ha voi. seguito e comunicheremo prossimamente gli eventi che andranno su questa piattaforma. Grazie a tutti e buonasera. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci.